Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video su One Piece Bounty Rush. Allora, oggi in questo video sono qui per andiamo a vedere un po' insieme quali Luffy potrebbero uscire il 5 maggio. Voglio vedere anche un po', diciamo, questo video un po' speculazione, voglio vedere un po' se ci azzecco. Cercherò di non dilungarmi troppo. Allora, ci sono due premesse da fare. La prima premessa è che OPBR ora come ora sta facendo uscire solo personaggi leakati nel datamine. Cioè, fino adesso, da quando sono usciti Roger e Oden, non sono mai usciti personaggi al di fuori dell'X, sempre quelli che erano in elenco in LX. Seconda premessa, nel datamine ci stanno tre Luffy. Allora, ci sta Luffy Raid on Onigashima, ci sta Afro Luffy e ci sta anche, e c'è sta scritto un another Luffy, ok? Quindi sicuramente, dato il fatto che OPBR sta facendo uscire soltanto i personaggi leakati, ovviamente questi tre Luffy sono i più quotati. Ovviamente another Luffy significa che è un altro Luffy che ancora non hanno specificato di quale saga appartenenza sia. Allora, i Luffy di Onigashima, Raid on Onigashima. Quindi non quello con il tetto contro Kaido, mi raccomando, quello lì ce lo terranno molto molto buono e probabilmente lo faranno anche extreme. Raid on Onigashima penso che sia Luffy appunto che è in mare con Law e Kid, insomma fanno l'attacco tutti e tre combinato, insomma qui intende quel Luffy lì, appena appunto cercano di approdare ad Onigashima. Quindi infatti di quel Luffy lì ci sono anche leakate pure le skill, cioè ci sta scritto il Ryu, che appunto vabbè, il nuovo Haki che apprende a Udon, e poi ci sta anche il Gatling. Adesso non lo so con cosa intenda con Gatling, però insomma sarà sicuramente una mossa con quella lì. Però ecco, con il fatto che ci siano le skill e tutto di quel personaggio non vuol dire che per forza esca lui, perché per dirvi il datamine è da un mese e mesi che dice che hanno pronti Brook e Jinbei, cioè sono proprio completati ma non li hanno ancora fatti uscire, perché giustamente mandai a tutti i loro piani insomma di uscita e di quanto qua. Però sicuramente questo qua è un Luffy quotato, perché comunque Bandai e marketing vanno molto d'accordo con il fatto che sta per finire il flashback di Oden. Adesso ci si entrerà appunto all'entrata di Onigashima. Fare quel Luffy spiccherebbe molto le loro scelte di marketing, perché già stanno uscendo molte figure di quel Luffy lì. Quindi insomma è tutto un mercato, tutto un commercio che hanno i giapponesi. Un altro Luffy che è leakato nella timeline è Afro Luffy. Allora è un Afro Luffy della saga di Foxy, insomma, insomma penso che lo vedete tutti, lo sapete tutti chi sia Afro Luffy. Forse per i fan di vecchia data sicuramente lo sapranno ancora di più. Lui ci sta nel datamine, ecco, però ecco, diciamo che per il suo compleanno l'Afro Luffy io sinceramente non lo vorrei vedere, cioè nel senso per il compleanno del protagonista vorrei vedere un Luffy almeno hype, dato che l'anno scorso è uscito Luffy Snakeman, che a parte che era un PG molto hype, ed è un PG tuttora fortissimo e tra i più usati nel gioco. Cioè io Snake, ma quando lo vedo in League, cioè lo vedo sempre ormai, è proprio una routine vedere Luffy Snake Man in League Battle. Tuttora a un anno di distanza praticamente, quindi veramente PG assurdo. E Afro Luffy sinceramente, cioè vedere Afro Luffy sinceramente mi scenderebbe tutto l'hype, cioè da una parte positiva, perché dici vabbè, almeno mi tengo le gemme per qualcos'altro che mi piace. Però dall'altra, secondo me, per il suo compleanno, cioè non ce lo vedo mica proprio bene. Mi spiace, cioè c'è poco da fare. Sinceramente mi scenderebbe l'hype, ripeto. Another Luffy, andiamo a vedere quest'altro Luffy di cui non hanno specificato la saga. Ovviamente se non l'hanno scritta nel datamine vuol dire che manco loro lo sanno, però si sa che c'è un altro Luffy oltre questi due. Allora, l'Another Luffy quale potrebbe essere? Allora, recentemente sono usciti Chopper e Nico Robin. Nico Robin è della saga di Enies Lobby e sappiamo tutti benissimo, tutti i fan di One Piece sanno che ad Enies Lobby abbiamo avuto per la prima volta il Gear Second, che è il primo power-up che ha avuto il capitano. Ecco, lui sarebbe un PG che a me personalmente gaserebbe molto, cioè ci starebbe tanto, ma veramente tanto, perché
cioè, con quel Luffy lì penso che abbia goduto tutto il fandom, ma tutti, cioè raga, poi è bellissimo, cioè, le mosse, le tecniche che fa, è tutto un insieme che contribuisce, insomma, è tutto un insieme che fa, cioè, è proprio bello quel Luffy, è proprio bello, ogni volta che lo vedo, cioè, mi gaso, i brividi. Quindi lui è sicuramente un Luffy che vorrei vedere il 5 maggio. Un altro Luffy che potrebbero fare potrebbe essere quello di Whole Cake Island, con gli abiti bianchi, proprio quello quando sfida Cracker, che usa anche il Gear 4 Tankman, magari vedere proprio il Gear 4 Tankman, dato che non c'è ancora in game. Ecco, lui potrebbe essere un altro Luffy che potrebbero fare benissimo. E poi un altro Luffy che potrebbero fare è quello a Udon in prigione, dove appena prende Ryo, no? E con la... E col petto in fuori, insomma, si allena, ecco. Quello è un altro Luffy che potrebbero fare. Potrebbero fare anche un Luffy di Impel Down, però... cioè, non è che faccia chissà che cosa di hype quel Luffy lì, quindi... Quello lì, sinceramente, lo escludo categoricamente. Niente, raga, questi sono i Luffy che, secondo me, potremmo vedere il 5 maggio. Quindi, i più probabili sicuramente sono il Raidon in Onigashima, Afro Luffy e un altro Luffy che a quanto pare, cioè questi qua sono tre linkati, quindi questi qua potrebbero uscire il 5 maggio. Niente raga, volevo fare semplicemente un video teoria speculazione, insomma vediamo un po' cosa ci caccia la Bandai, vediamo se ci abbiamo azzeccato. Io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche, scrivetemi sotto voi nei commenti quale Luffy vorreste vedere per il 5 maggio, chi vi piacerebbe, insomma. Vi ricordo il link in descrizione del nostro gruppo Telegram dove parliamo di One Piece Bounty, grazie, ci cambiamo consigli un po', ce la spassiamo, e anche il nostro canale news dove pubblichiamo tutte le info riguardante OPBR. Detto ciò, ragazzuoli, noi ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima!